Sta facendo il possibile per dimenticare quella sera perché comunque sono stato un momento di terrore da parte di tutti e sì, non lo auguro assolutamente a nessuno. C'è ancora paura negli occhi di Marco quando ripercorre quei momenti terribili. Venite presto, ci stanno picchiando. Sono queste le parole del giovane ventenne trevigiano al 112. Intanto la furia di questo gruppo non si placava. Pugni, calci, schiaffi. Si tratta di uomini forse dell'Est Europa, lattine in mano, ubriachi. Abbiamo provato di lì di fermarsi, ma loro continuavano. Cioè, dal video si vede anche un loro amico che li tiene, ma erano scatenati. Loro volevano pestare, volevano tirar fuori la forza ad ogni costo. All'arrivo dei carabinieri e dell'ambulanza, gli aggressori si erano dati alla fuga. A terra il ventenne di Montebelluna, trasportato in ospedale. Sta meglio, ma per ora è tornato a casa. Ne avrà per una decina di giorni. Queste cose ti segnano perché dopo hai paura di uscire, non ti senti mai al sicuro da nessuna parte, anche perché là era come la piazza che frequentavamo, le strade che facevamo ogni giorno. Immediate le indagini dei carabinieri che hanno visionato il video fatto da una persona residente nella zona dell'aggressione. Una volta identificati, verranno accusati di lesioni personali aggravate. Almeno tre gli uomini che hanno colpito i giovani, anche se il gruppo era più numeroso. Quella è gente pericolosa e la giustizia qua non funziona. Eh Quindi c'è paura. sì, perché alla fine non succede mai niente, si faranno un interrogatorio, escono fuori, ciao amici a fare lo stesso che facevano prima. E loro erano consci perché sennò non vai a menare gente di notte gratis.